Il CIE di Palazzo San Gervasio va chiuso. È la conclusione a cui sono arrivati i parlamentari Jean-Léonard Touadi e Rosa Calipari del PD e Giuseppe Giulietti del gruppo Misto, che lo hanno visitato per rendersi conto personalmente delle condizioni in cui vivono i 57 tunisini ospiti del centro. Una tendopoli nata come centro di accoglienza e trasformata nel giro di poche settimane e senza il coinvolgimento degli enti locali e regionali in un centro di identificazione e di espulsione temporaneo. È una situazione che viene definita d'emergenza, ma in effetti non riesco a capire l'emergenza che porta a non tutelare i diritti delle persone. Gli ospiti cosa vi hanno detto? Vi hanno fatto delle richieste, lanciato dei messaggi? La richiesta è dovunque, anche negli altri CIE che noi abbiamo visitato. Una e una sola, libertà. Nel CIE di Palazzo, ha detto l'onorevole Touadi, ci sarebbe una intollerabile situazione di detenzione al di fuori della legalità europea. C'è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha giudicato la nostra normativa fuori legge. Quindi lo Stato, il governo italiano sta agendo nell'illegalità. I parlamentari erano accompagnati da una delegazione di legali e giornalisti, ma a nessuno di loro è stato consentito l'ingresso al centro. Per l'onorevole giornalista Beppe Giulietti è stato violato l'articolo 21 della Costituzione. Non può esistere un punto del territorio nazionale che preveda la sospensione della Costituzione dei diritti fondamentali. Noi chiederemo al Ministero degli Interni di ritirare questa circolare, di ritirare questa direttiva, di aderire anzi all'appello che è stato lanciato da molti cronisti, molti sono qui, per la cancellazione della sospensione dei diritti costituzionali dell'articolo 21.